dobbiamo parlare di un'altra forma di reclusione, la forma di reclusione di tanti che sono stati invitati a rimanere nei propri campi, campi Rom, tra l'insicurezza e poche garanzie. Rossana Livazzi. Io resto a casa e loro restano nei campi, nelle baraccopoli romane che fanno da corona alla città. Il morbo ha sradicato le ultime barriere al dilagare del populismo, evaporato il buonsenso, restate nei campi è diventata la chiave per sentirsi più sicuri. E nei campi il virus ha spento la vita. Una cappa di silenzio e vuoto circonda l'insediamento di Castel Romano sulla via Pontina, che nel giro di un paio d'anni ha visto quasi dimezzata la sua popolazione. A causa dell'isolamento e delle pessime condizioni di vita, per il 50% costituita da bambini. A Castel Romano, il villaggio attrezzato che doveva chiudere e che invece chiuderà, forse da qui a 2 anni, anche i Rom si sono rintanati nel loro bozzolo oscuro. Il virus si è preso il chiasso e la confusione di queste piazze comunitarie ed ha lasciato in eredità queste immagini ai confini del mondo. Il Covid ha ammutolito i campi, ma per fortuna non ha colpito. Poi è uscito questo Covid-19 che abbiamo paura. Grazie a Dio qua al campo non c'è nessun infettivo. C'erano i mercati, almeno uno poteva andare a guadagnare qualcosa. Boh, con questo Covid-19 io non so come andare avanti. Il campo è senza acqua da un anno, un guasto, una rottura che nessuno si è preoccupato di sistemare. Rimediano con le taniche, l'acqua sgorga dalla tubatura rotta in mezzo al campo. Per l'acqua potabile ci pensa il comune, tutti i giorni invia una tobotte e un paio di volte alla settimana distribuisce i pacchi alimentari. Il venerdì chi ha l'auto ha il permesso di andare da Sant'Egidio per la busta della spesa. Quello ci basta per un giorno, invece ci dobbiamo arrangiare per arrivare alla prossima settimana. Quello che cucino io, che mangiano i miei bambini. Ecco, pane, tutti i giorni pane lo faccio io, farina e lievito. Da quando sono scattati gli arresti domiciliari, per centinaia di Rom sopravvivere dentro i container rispettando le disposizioni per il contenimento del virus è una evidente contraddizione. Rambo vive con 10 figli in 2 stanze e un bagno. Questo è il bagno che usiamo 11 persone. Senza acqua, nessuno non viene ad aggiustare i pozzi. Così l'acqua può venire direttamente, acqua non c'è, non viene. L'assistenza sanitaria si riduce ad un controllo pediatrico una volta a settimana, grazie a Sant'Egidio. Qua nessuno non viene a portarci né mascherine né guanti per la protezione. Massima attenzione qua al campo, massima disciplina per questo Covid-19, perché ci abbiamo paura. Qua se si infetta una persona, si infettano tutti, moriremo tutti. La paura è un veleno dentro al campo, ammucchiati nei container isolati ai confini della città, controllati a vista dalle forze dell'ordine, i Rom maledicono il virus e contano i giorni e le ore della segregazione. Abbiamo paura come tutti gli altri, speriamo questo maledetto virus che muore. Tipo Auschwitz, siamo isolati, siamo chiusi, non possiamo andare da nessuna parte. Alle prese con il Digital Divide rimpiangono i 5 pullman del comune che tutte le mattine si presentavano al campo puntuale alle 7.30 per distribuire bambini e ragazzi nelle diverse scuole. Senza connessione e senza dispositivi sono dentro al campo e fuori da tutto. Non vorrebbero rinunciare alla scuola. Fare una piccola container dove dentro possiamo studiare i libri, eccetera, se è possibile portare, così almeno imparano i bambini a studiare, perché così non dimenticano per andare avanti. Il villaggio non è attrezzato a convivere con la paura della pandemia e la fuga continua, una perdita piccola e costante a favore degli insediamenti spontanei, più liberi e meno esposti a diventare possibili focolai.